Salve, ritrovati con l'informazione del TG Blu. In apertura alla cronaca, blitz all'alba di questa mattina della Guardia di Finanza di Foggia, che ha arrestato tre presunti caporali. Si tratta di due italiani, padre e figlio e figlia, e di uno straniero. Tutti i dettagli e le immagini in questo servizio. Sfruttavano 25 lavoratori stranieri impiegandoli nella raccolta delle olive per l'assistenza domiciliare o in strutture ricettive. Lavoratori che vivevano in precarie condizioni igienico-sanitarie in un edificio del comune di Troia, occupato abusivamente. E quando ha scoperto agli uomini della Guardia di Finanza di Foggia che hanno arrestato tre persone con l'accusa di caporalato. Si tratta di un uomo, Fausto Saracino, di 55 anni, della figlia Francesca, di 28, e di un romeno, Ion Cornel Ion, di 44 anni. Denunciati anche tre imprenditori foggiani con l'accusa di favoreggiamento. Dall'indagine è emerso che agli operai sfruttati veniva data una paga oraria di 3 euro contro le 7,87 euro previste dalla legge. Da questi 3 euro però ogni lavoratore doveva togliere il denaro per l'alloggio, per il trasporto sul luogo di lavoro e di altre spese, come quelle delle sigarette. I lavoratori, tra cui 7 donne, erano stati alloggiati in modo promiscuo e in letti a castello all'interno di un locale dormitorio di circa 40 metri quadrati. Il locale aveva un solo bagno esterno, peraltro fatiscente, composto da una sola doccia, un solo sanitario e due lavabi. L'impianto di riscaldamento a supporto della cucina del locale dormitorio consisteva in una stufa a legno, mentre l'impianto elettrico, in violazione delle basilari prescrizioni di sicurezza, era costituito da collegamenti volanti. Il terminale di scarico della cucina risultava essere a cielo aperto anziché confluire nella rete fognaria. Nel corso dell'indagine è emerso che l'attività di intermediazione veniva svolta mediante violenza, minacce e intimidazione ed approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori. Questa mattina, oltre all'arresto dei tre, sono stati anche sequestrati l'immobile utilizzato a dormitorio e 4 automezzi con targa bulgara impiegati per il trasporto degli operai. Il dramma che stanno vivendo gli agricoltori in queste ore con il crollo dei prezzi del grano, proprio l'arresto dei tre caporali che avete sentito poc'anzi nel servizio, le nuove opere di infrastrutturazione per il territorio, saranno questi i temi al centro oggi della puntata dell'Altra Campana. Ospite il presidente di Coldiretti del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, Giuseppe De Filippo. Vi ricordo che l'Altra Campana andrà in onda al termine di ogni edizione del nostro notiziario, ma ora ascoltiamo proprio le dichiarazioni del presidente. Presidente della Coldiretti. Giuseppe De Filippo, Coldiretti ieri non c'era in Camera di Commercio, la situazione pare essere grave, quella del grano, naturalmente non è notizia di oggi, ma oggi sembra aver toccato il livello più basso, perché non c'eravate? Noi non c'eravamo perché ci siamo già stati al porto di Bari e ci saremo di nuovo al porto di Bari e al porto di Manfredonia e sono partite di nuovo le lettere a tutte le autorità che sono deputate al controllo della merce che arriva da fuori, sembra piuttosto provocatorio da parte dell'industria importare queste quantità enormi di grano sotto la mietitura, cioè proprio quasi una provocazione forte. C'è un sistema industriale sicuramente da sostenere perché fa bene al paese, ma ci sono gli agricoltori poveretti che a questi prezzi sicuramente il grano non riescono a coltivarlo. Gli scambi del grano, il livello mondiale della domanda e dell'offerta del grano si fanno in altri luoghi, si fanno in altre che sono effettivamente borse, non come quella della Camera di Commercio di Foggia, che ripeterò fino alla nausea, non è una borsa merci, ma purtroppo ci sono anche situazioni dominanti di mercato dove noi guardiamo a player importanti del grano che lavorano ormai il miliardo di euro di fatturato di questa, che non è una commodity qualunque, il grano duro col quale si fa il pane e la pasta. È una materia seria, è una materia delicata, noi affrontiamo le battaglie quotidiane contro l'import del grano, ma poi pretendiamo, come Coldiretti, un'etichettatura trasparente che possa far sì che il consumatore possa decidere lui se consumare grano canadese, se consumare grano della Grecia o se consumare grano dell'Italia. Se ne esce sicuramente con provvedimenti della politica cosiddetta alta, se ne esce con accordi commerciali, se ne esce con delle leggi che appunto, lo ripeto, debbono portare una etichettatura trasparente di ogni merce. Sì, ma sembra nel lungo periodo, qua serve qualcosa che sia immediata a quanto pare. È qualcosa che sia immediata, sicuramente deve passare attraverso la coscienza di chi oggi vuole approfittare del momento di importazione favorevole dall'estero per aggravare una situazione che è già grave. Evidentemente c'è anche da distinguere chi fa commercio da chi fa speculazione allo stato puro. Andiamo a San Severo, dove i carabinieri hanno effettuato un controllo del territorio arrestando due persone.
I carabinieri di San Severo hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno arrestato un 23enne dopo la denuncia di un cittadino che al 112 aveva segnalato di aver da poco subito il furto del proprio ciclomotore e di essere stato avvicinato ad un giovane che si era offerto di fargli rivelare il mezzo dietro il pagamento di una somma di denaro. La vittima, rifiutata la richiesta estorsiva dell'uomo, ha contattato immediatamente la centrale operativa dei carabinieri, fornendo la descrizione del giovane che nel frattempo si era allontanato. Il giovane è stato così trovato nella sua abitazione. I carabinieri hanno trovato anche il motociclo rubato solo pochi minuti prima. Il giovane è accusato di furto aggravato e tentata estorsione. È stato invece sorpreso con più di 50 grammi di cocaina un sanseverese di 28 anni. L'uomo è stato sottoposto a controllo mentre era a bordo della propria autovettura e nascondeva nei suoi pantaloni diversi involucri contenenti sostanza stupefacente. Inoltre, nella sua abitazione, i militari hanno sequestrato 400 euro in banconote di piccolo taglio provento dell'attività di spaccio. L'uomo ha ottenuto i domiciliari. Ultimo appuntamento questa sera con Municipia, la trasmissione di approfondimento di Teleblu che va in onda alle 21. La trasmissione chiude la stagione con una puntata dedicata al bilancio di un anno del nostro territorio, della Capitanata. Il commento agli accadimenti che hanno meritato di essere trattati e gli scenari autunnali che vanno ad aprirsi nell'intervista a Potito Salato, editore dell'emittente, ospite dunque questa sera negli studi di Teleblu canale 72 a partire, come detto, dalle 21. Parliamo di futuro, destinazione futuro, conferenza stampa oggi Università di Foggia per presentare l'evento in programma a Manfredonia dall'8 al 10 luglio prossimo. Destinazione futuro, cose che cambiano tutto, è il titolo dell'iniziativa in programma dall'8 al 10 luglio a Manfredonia. La prima edizione di questa 3 giorni di eventi dedicati interamente allo scambio di idee ed esperienza sui maggiori temi di attualità con la partecipazione di personalità di livello nazionale è stata ufficialmente presentata con una conferenza stampa stamattina presso l'Università degli Studi di Foggia. Si tratta in sintesi di un progetto ambizioso ideato dall'Associazione dei Giovani dell'Odissea Club che vedrà la partecipazione corale di partner istituzionali e varie realtà produttive del territorio, tutti impegnate a dar vita a questo interessante think tank dinamico. Tra i protagonisti della conferenza, Angelo Riccardi, sindaco di Manfredonia. Io credo che il futuro sia il luogo dove ci dobbiamo cimentare, guardare con grande possibilità di crescita. E temi sono tanti, a partire dall'innovazione, ai temi della cultura, ma soprattutto diciamo, l'idea di concepire il nostro luogo come un recinto dove stare in pochi, ma allargare questo recinto nella consapevolezza che lo scambio di informazioni e di idee sia una possibilità che allarghi anche prospettive di sviluppo della nostra terra. Un evento quindi che vede protagonisti giovani, come spiega Felice Piemontese, presidente dell'associazione Odissea Club. Avremo studenti anche oltre che dalla Puglia, dalla Lombardia, dal Lazio e dalla Sicilia, quindi l'idea è di essere tutti insieme e poter discutere di questi temi, porre degli obiettivi e poi trovare le giuste soluzioni ai problemi. Sicuramente ci sono due aspetti importanti, l'aspetto nazionale e quello locale. L'aspetto nazionale meritano di sottolineare le presenze di Giovanni Legnini, il vicepresidente del CSM, e Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia. A livello locale due momenti importanti che sono quello della cultura, dedicato ai 15 anni di Bottega degli Apocrifi di Manfredonia, e poi al Conservatorio Umberto Giordano, che è un'altra realtà culturale bella del territorio che avrà un suo momento nella giornata del 9 sera. Questo Festival delle Idee rientra anche nelle strategie delle politiche dell'Agenzia del Turismo di Manfredonia, come spiega Saverio Mazzone. I piani di cambiamento sono in corso e io parto dal presupposto che per capire che cosa succederà tra qualche tempo e quindi per capire quale sarà la destinazione del futuro occorre essere concentrati sul presente. L'essenzialità del presente è fondamentale. Capire e comprendere quello che sta succedendo e perché è l'unico modo per immaginare un futuro che oggi come oggi è difficilissimo da prevedere. Parliamo di mare perché domenica prossima torna Mare Senza Barriere per la sua 17ª edizione. Le novità in programma le abbiamo chieste ad uno degli organizzatori, Nico Palatella. Nico Palatella, 17 anni di Mare Senza Barriere. Anche quest'anno, l'estate 2016, si prepara, come dire, a far vivere delle giornate emozionanti a chi soffre affetto da diverse abilità. Quando si parte, quali saranno le iniziative?
Domenica mattina, lo diciamo con qualche giorno in anticipo per condividere questa bella esperienza con quante più persone possibili, anche se come al solito i posti sono abbastanza limitati in quanto si va in barca. Grande spazio c'è il pomeriggio quando si torna e siamo ospiti del Lido del 21esimo reggimento, perché questa è una bella cosa in quanto coinvolge soggetti pubblici e privati, chiaramente il mondo delle associazioni, quelle vere, perché stiamo parlando di associazioni che si occupano di ragazzi con serie difficoltà, ma che vivono queste giornate con estrema gioia, e ne sono due all'anno. Le edizioni in effetti sono 17, gli scaramantici che si stanno vedendo spero non stiano facendo gli scongiuri, perché questa volta il 17 porta bene, ma gli anni sono quasi 20, e l'ambizione per il prossimo anno certa è quella di sdoganarla, questa iniziativa che continua a essere unica in Italia, quindi vale a dire Mare Senza Barriere è una caratteristica dell'Adventure Club di Foggia da 20 anni, dal 97, e l'anno prossimo speriamo di farla diventare almeno regionale. Quindi come di allargarla oltre i confini provinciali? Di allargarla perché prima di tutto ci rendiamo conto che c'è bisogno di una nautica di supporto, e la nautica, come tutti i settori diciamo a costo anche abbastanza sostenuto negli ultimi anni, langue un po' sul Gargano ma credo un po' dappertutto. Se l'unione fa la forza, l'unione di più leghe nautiche, di più circoli nautici ci darà una spinta ancora più forte, ma l'idea è anche quella di trasferire questo sapere, questa esperienza ultra ventennale ad altre organizzazioni per far beneficiare di come questi ragazzi diversamente abili di altre province, se ci riusciremo un giorno anche di tutta Italia. Quanti sono interessati per domenica? Per domenica circa una quarantina, 8 associazioni. Da quest'anno c'è una novità, si sono unite le due associazioni dei non vedenti che si sono unite a noi, e questo non può che riempirci di orgoglio, perché vuol dire che il lavoro sotto questo profilo paga. Questa volta, come nel mondo dell'associazionismo, non c'è nessun corrispettivo, andiamo nell'antiprofit, quindi lo facciamo, ma lo facciamo stravolentieri. Lo sguardo di questi ragazzi non è retorica, in queste giornate vale tutti gli sforzi organizzativi che facciamo. E adesso la musica, perché è stata la grande regina del jazz, Didi Bridgewater, ad inaugurare ieri sera la seconda edizione del Giordano in Jazz Summer Edition, il festival ideato e promosso dal Comune di Foggia. Per lei in piazza Battisti a Foggia circa 3.000 spettatori. Cosa prevede il Galateo in caso di incontro con una regina? Inchino, discrezione, sobrietà. Ma quando di fronte ci troviamo a Sua Maestà la regina del jazz internazionale, il discorso cambia. Consentiti applausi fragorosi e una sana dose di eccitazione, l'effetto che fa Didi Bridgewater quando sale sul palco del Giordano in Jazz, la prima della Summer Edition 2016, ha poco a che vedere con il cerimoniale britannico, ma comunque gli spettatori non si scompongono troppo, perché si percepisce da subito l'eleganza sublime di questa straordinaria artista, che ti lascia con il fiato sospeso e la netta percezione di avere a che fare con una delle punte di diamante del jazz moderno. Lei ha trasformato e acceso Piazza Battisti, che incassa anche un complimento direttamente da Didi. Ma in fondo, come non apprezzare questo tappeto umano? La piazza che si apre ai piedi del Teatro Comunale sembra infinita, 800 spettatori seduti e circa 2.000 in piedi. La sua calda voce black è decisamente un tuffo al cuore. Quindi cosa dire di questo regalo che l'assessorato alla cultura ha voluto fare ai foggiani? Loro, non solo appassionati del genere, che certo non dimenticano l'esibizione dell'89 sul palco di Sanremo quando la cantante di Memphis duettò con Ray Charles, ma anche seguaci della seconda ora che hanno preso posto in Piazza Battisti per questa seconda primavera del Giordano in Jazz. I primi ricordano quando Didi era una raffinata interprete del repertorio di Billie Holiday e di altre grandi cantanti del passato, come dimostrato anche ieri sera con omaggi a Ella Fitzgerald e la stessa Holiday. Erano gli indimenticabili anni 80 e i secondi hanno una seconda chance, come quella di ieri sera on stage la cantante statunitense accompagnata dalla Forma Jazz Orchestra, capitanata da Gaetano Partipilo e costituita da alcuni tra i più grandi musicisti jazz italiani, tutti pugliesi. In città questa nuova ondata di sound dedicato alla tradizione improvvisativa del jazz di New Orleans, passando per le contaminazioni più originali, apre nuovi scenari e avvicina generazioni. E adesso le interviste ad alcuni degli organizzatori dell'evento.
Grazie. Buonasera a tutti. Thank you very much. Foggia deve ripartire dalla cultura. La cultura è iniezione di fiducia e di speranza. E noi abbiamo puntato tanto nella cultura perché dobbiamo ravvivare questa città, perché questa è una bella città e merita un'adeguata attenzione. Assessore Giuliani, questo è un regalo alla città. Sì, questo è un regalo alla città. È la festa della musica, è veramente il sogno di una notte di mezz'estate. È una piazza bellissima, questa è Didi Bridgewater, questo è il Giordano in Jazz, questo è il Foggia Estate, per cui io parto subito, se lei me lo consente, con i ringraziamenti. Grazie al sindaco Franco Landella che come al solito dimostra di crederci e ci insegna a crederci fino in fondo. Grazie alla mia grandissima famiglia, perché non posso più dire che è una squadra, grazie alla mia grande famiglia, per cui grazie a Carlo, grazie Augusto, grazie Mario, grazie ai dipendenti dell'ufficio cultura, grazie Stefania, ci sarebbero mille persone, io le devo ringraziare perché questi eventi si realizzano sì grazie all'arrivo di grandi artisti, ma questi eventi camminano soprattutto sulle gambe del lavoro di tanta gente che sta dietro le quinte. Questi eventi sono della città e non potrebbe essere più bello di così. Tavolè è veramente una delle regine incontrastate della musica, è un grande, grande nome, averla qui a Foggia ci onora moltissimo, ma io sono convinta che lei sarà felicissima di cantare per questo pubblico meraviglioso. Foggia merita solo il meglio. Giordano in Jazz 2015 ha avuto una risposta straordinaria, la risposta della piazza di questa sera è altrettanto incoraggiante, diciamo così. Didi Bridgewater è la star internazionale che conosciamo, però voglio soffermarmi sulla forma jazz orchestra di Gaetano Partipiro, che è l'orchestra di tutti i pugliesi, 16 elementi, che accompagneranno questa sera Didi Bridgewater, quindi è una cosa pugliese con un artista internazionale. Beh, questo penso che è il primo grande evento di questo Foggia Estate 2016 e come vediamo Foggia risponde sempre, quindi viva la cultura e viva questo Foggia Estate 2016. E adesso lo sport, parliamo di basket perché la cestistica San Severo ha acquistato il centro Ivan Morgillo. Dopo la stagione straordinaria conclusa poco più di un mese fa ad un passo dal paradiso nella semifinale playoff con Pescara, non perché gli abruzzesi fossero più forti e neanche per propri demeriti, ma solo per aver perso per infortunio uno dei suoi uomini migliori, se non il migliore, il lungo Andrea Quarisa, senza averne un valido sostituto, la cestistica San Severo è al lavoro per preparare il prossimo campionato di Serie B. L'obiettivo della dirigenza giallonera del confermatissimo coach Piero Cohen è quello di migliorarsi e dunque tentare la scalata in A2, costruendo un roster ancora più competitivo. In quest'ottica, dopo la conferma dell'ala alta Enzo Damian Cena, del play Mattias Di Marco e della giovane e promettente ala di colore Iris Icangi, il club giallonero ha messo a segno un colpo di rilievo sotto i tabelloni, acquisendo le prestazioni del centro napoletano Ivan Morgillo. 24 anni da compiere il prossimo agosto, 206 cm per 100 kg, mancino, già nazionale under 20, lo scorso anno ha giocato a Martina Franca facendo registrare una media di 15 punti, 8 rimbalzi e 18 di valutazione. Morbillo dovrebbe far coppia sotto le plance con lo sfortunato Andrea Quarisa, reduce dall'intervento al crociato al ginocchio destro, che la cestistica intende confermare. Bene, tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento con l'altra campana e poi alle 21 l'appuntamento con Municipia, l'ultima puntata di questa edizione con un'intervista con il nostro editore Potito Salato. Grazie di averci seguito, arrivederci a tutti voi.